Questa è la storia di una povera ragazza di nome Cenerentola. Viveva con un'orribile matrigna e con due altrettanto orribili sorellastre. Trascorreva tutte le giornate a pulire casa, mentre quelle altre tre passavano il tempo davanti alla TV a mangiare biscotti e pasticcini e a bere il tè. Spesso Cenerentola sognava un principe alto, bello, con occhi penetranti, che arrivava su un cavallo bianco, la salvava portandola via con sé. Ma fino a lì di principi non se n'erano visti, e così Cenerentola continuava a lavare i piatti, a spazzare in terra, a pulire i vetri e a dare retta a quelle tre streghe. Cenerentola! 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 Finché arrivò il giorno dell'annuale ballo a Palazzo del Principe. Cenerentola avrebbe voluto tanto andarci, ma non aveva un vestito adatto. Così lasciò che la matrigna e le sorellastre uscissero di casa e poi chiamò quel numero che aveva visto una volta in una pubblicità in TV. Rispose una voce: SOS Fata Madrina. Se desideri una personal fata, digita 1. Cenerentola pigiò il pulsante e in quel momento tutta la stanza si riempì di un'enorme nuvola di farina. E in quel momento la vide avanzare un donnino tutto tondo, vestita di rosa, con un grembiulino a fiorellini. Sembrava un enorme Candito con il grembiule. Oh bestia, chi è che mi ha chiamato, beh? Che stavo cucinando, ma sono venuta subito, beh, chi è che c'è bisogno? C'è qualcuno che c'ha bisogno? Ho chiamato io. E lei sarebbe? Ma sono la fata patatona, guarda, sono venuta subito. Beh, dai che qua ci diamo subito da fare, che mettiamo le mani in pasta, che c'hai bisogno? Beh, a guardarti c'è proprio bisogno, beh. Sì, desidererei andare al ballo del principe, ma non ho un vestito adatto. Ma va che rimediamo subito, va che c'ho qua una recitina, che guarda, è un po' che non faccio incantesimi, ma facciamo sempre tutto qua, rimediamo con le ricette. Allora, abracadabra, sorbo le bo, un abitino, adesso ti fo, lasagne, tortello e un po' di vinello, beh, gustosa sarai, e al ballo tu andrai. Puff. E in quel momento a Cenerentola spuntò un enorme fiocco viola e poi un vestito a palloncino verde con le colombe rosa disegnate. Sembrava un enorme uovo di Pasqua. Cenerentola era perplessa, ma non è come quello della rivista. Ma quale rivista, rivista? Ma stia scherzando? Ma guarda che io prendo direttamente dalla collezione Primavera 2020, beh. Però mi manca la scarpetta di cristallo. Ma quale scarpetta? Allora non ci siamo capiti. Qui ci vuole la ciabatta. E a Cenerentola spuntarono due enormi ciabatte con la zeppa e il pelo leopardato. Cenerentola non si sentiva molto a suo agio. Dovrei darmi anche una sistematina
Hai capelli? Ma quale sistemattina e sistemattina? Ma il trend 2020 è questo! Mi ci va più dal parrucchiere, dai, che si vede anche la ricrescita! Su, su, ci vuole la carrozza piuttosto! E puh, la fata fece comparire un'enorme rapa con sopra anche la verdura! E poi, puh, due. Lama! Disse Cenerento. Ma è la tua carrozza, no? Oh, guarda, il lama sono il colpo di genio. Trend 2020, molto fashion. Dopo l'unicorno, il lama. Forza, forza, che sei in ritardo. Forza, ragazza, sei una favola. Vai, vai. E Cenerentola salì a bordo della carrozza. E la carrozza. Partì.